signori, benvenuti. L'ingegner Loris Munaro, direttore dell'Istituto Superiore degli Incendi, soprattutto nella sua qualità di padrone di casa, porgerà il primo saluto. Buongiorno, saluto a questo tenente Francesco Tronco e a tutti gli ospiti. È un progetto di lancio di questa infrastruttura, che rappresenta la storia della geologia industriale, ma l'Italia da questa parte rappresenta anche la storia della formazione di eccellenza del Corpo Nazionale del Fuoco. E oggi è anche l'eccellenza dei gruppi sportivi, degli atleti, sia del passato sia del presente, sia del Corpo Nazionale del Fuoco. Sono sempre momenti di eccellenza a cui va il mio particolare ringraziamento per l'organizzazione di questo incontro, anche per chi ha scritto questo libro, che è sempre una parte storica del lavoro che abbiamo fatto. Grazie a voi e colgo l'occasione per porvi gli auguri di buon Natale e di anno nuovo. Grazie a voi. Comunico l'ordine dei posti al tavolo della presidenza, come hanno visto come padrone di casa l'ingegnere Munaro, poi per chi guarda da destra il dottor Matteo Pellicone, presidente della Federazione Italiana Judo, lotta karate, arti marziali, fisica, l'autore del libro, l'architetto Silvio Toschi, il professor Fabrizio Sant'Angelo, dirigente dell'ufficio attività sportive del Corpo dei Vigili del Fuoco, il presidente della Federazione Italiana Atletica e Cultura Fisica, dottor Antonio Curto, e poi chi vi parla, che è stato incaricato di presentare l'autore e il libro. Innanzitutto devo rivolgere a tutti un sentito ringraziamento per questo momento. È un momento importante. È da mesi che sento parlare di questo volume e con apprezzamento subito ho condiviso l'iniziativa, perché lo sport è sempre stato nella storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un momento di coesione, un momento di costruzione delle strategie, un momento di formazione. Tutto questo ha un significato perché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un corpo che fa dell'attenzione all'educazione fisica uno dei valori fondanti. E magari i nostri giovani facessero lo stesso, sarebbero sicuramente distratti da altri interessi virtuali che spero invece dai quali spero si allontanino, perché un'attenzione allo sport è sicuramente un'attenzione più sana, un'attenzione in termini di educazione, di formazione e anche di cultura, oltre che di benessere. Un saluto particolare alle vecchie glorie, alle attuali glorie e una speranza molto forte per le future glorie dello sport. Il dipartimento che presiedo sicuramente darà la massima attenzione a questo settore, alle attività sportive, e aspettavo proprio questa occasione ufficiale per dirvi che sto costituendo nuovamente il gruppo nazionale sportivo dei Vigili del Fuoco. Questo è un passaggio importante. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco manca da tanti anni, forse da troppi anni, ed è arrivato il momento che i Vigili del Fuoco abbiano pari dignità anche sotto il profilo delle discipline politiche. Certamente sarà una partenza un po' insordina, nel senso che non potrò fare per le difficoltà che abbiamo tutte quante dell'amministrazione dello Stato, non potrò fare delle scelte forti, dovrò andare con delle scelte dedicate soltanto ad alcune discipline, ma non fa niente. L'importante è che io
firmi il decreto di costituzione del gruppo sportivo. Sceglieremo le discipline, sceglieremo degli sportivi sui quali far convergere le nostre speranze, le nostre ambizioni, per fare in modo che anche nello sport la fiamma dei Vigili del Fuoco torni a brillare come ha brillato per l'eroismo, per il coraggio e per il senso per lo Stato, per la capacità e per la professionalità in questo durissimo 2009, in cui i Vigili del Fuoco hanno dovuto confrontarsi con delle calamità terribili, salvando centinaia di vite umane e aiutando il Paese a superare questi momenti difficili. Però i momenti difficili si superano non solo sconfiggendo le negatività, si superano soprattutto con le positività. E questo è lo spirito, e questo è il senso della rinascita del gruppo sportivo. Io ci tengo molto, io mi impegnerò molto, per il gruppo sportivo nutrirò delle forti aspettative, certamente potrò fare, se non sarò solo, se avrò la condivisione di tutti voi e se saremo veramente convinti che questi Vigili del Fuoco, come hanno vinto contro il terremoto, devono vincere anche nei terreni in cui si dovranno confrontare nelle nuove discipline sportive. Auguri a tutti voi di buone feste, complimenti al Fidetto Dossi per questo bellissimo volume, complimenti per le vostre iniziative, il professor Santagna, avanti così, poi nel 2010 sarà un momento in cui dovremo tutti rimboccarci le maniche, però sapete quello che ci aiuta, è l'entusiasmo. Auguri a tutti. Responsabile dello sport nei Vigili del Fuoco, il dirigente dell'ufficio per l'attività sportiva, il professor Fabrizio Santagna. Grazie. Non sarà facile sintetizzare in pochi minuti, non lasciare tanto spazio agli Dossi, quello che è stato il lavoro di due anni circa. Però devo dirvi che siamo partiti da pochi dati statistici iniziali che ci portavano Anni e Livio, e su questo abbiamo costruito una storia che è servita anche a noi per recuperare tanti casi, tante vicende, tanti episodi che ci andavano perdendo, perché come è stato ricordato più di una volta, il corpo è stato, come potete vedere dai titoli, il primo titolo è stato il 1919, il corpo delle forze armate, il corpo dello Stato è stato uno fra i primi ad interessarsi dell'attività sportiva. Questo è continuato nei circa negli anni 70. Dopodiché c'è stato un caso progressivo che porta alle condizioni attuali, nelle quali purtroppo non abbiamo al momento altre diverse. E si sta perdendo questa cultura. Prima i denti purtroppo sono stati sostituiti soltanto parzialmente, prima che andasse persa questa storia, siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di raccogliere tutto quello che avevamo. A quest'opera hanno collaborato sicuramente i comandi provinciali delle Vigili del Fuoco, che ci sono attivati per mandarci tutto quello che avevano gli archivi, che hanno ovviamente ad integrare quelli personali già posseduti dagli detenuti. Qua addirittura ci ha portato a conoscenza di fatti riguardanti i Vigili del Fuoco, sia sportivi che non sportivi, come magari dirà lui, che forse non erano noti neanche noi. In quest'opera i principali collaboratori che ho avuto per portare tutto questo materiale a un vero e proprio scultore dell'opera sono stati sicuramente Alessandro Francesco Angeli, che non vedo in sala, eccolo là, nel quale andare a conoscere tutti quanti, è un ex nuotatore, riconvertito all'attività amministrativa, ma ci mette tutta la visione dello sportivo che ha vissuto lo sport prima persona. E poi la direzione centrale della formazione attraverso le sue aree, l'IFA sicuramente ci sta ospitando adesso,
ma anche, e mi piace citarlo, un concetto che qui il responsabile del servizio di documentazione, l'ingegner Pinotti, e l'autore dell'immaginazione grafica, che è Roberto Pileri. Io pure, che lavoro a Cavamere da più di 30 anni, non ero a conoscenza delle professionalità altissime che arrivavano al corpo. Tenete conto che questo libro è stato realizzato praticamente a costo zero, perché l'abbiamo fatto in casa. I contenuti sono di Silvio, che sono di altissimo livello. Però il corpo è riuscito a collaborarlo e penso che il risultato si possa vedere. Sono contento delle parole del professor Tronca, che probabilmente portano a conclusione la prima fase di un lavoro di recupero dell'attività sportiva. Ovviamente, nel momento in cui sarà decretata l'istituzione del gruppo sportivo nazionale, poi partiranno i problemi sul padre, la istituzione di avere e quant'altro. Però, con l'entusiasmo, penso che qualche cosa riusciremo a combinare, sperando di arrivare in tempo, per Londra 2012, ad avere quantomeno qualche vigile del fuoco presente alla prossima edizione. Grazie.